Comunicazioni con il registratore. Attraverso Ettore Cipollato, a cura di Roberto P. Magister. In fondo, se noi dovessimo dire per esagerazione come si può definire una fascia di questo mondo che è la più prossima alla Terra, noi diremmo che un mondo ectoplasmico, cioè un mondo fatto di ectoplasma. Io vi ho detto mille volte che il pensiero è tutto e che tutto nasce dal pensiero. Tutto è pensato. L'infinito, l'universo, le galassie, i mondi, gli uomini, la natura tutta è pensata. Quindi il pensiero è l'elemento principale dell'universo. Domanda. Parlando per assurdo, cessando il pensiero, non esisterebbe più niente? Magister, certamente sì. Cessando il pensiero, non esisterebbe più niente. Noi possiamo portare una prova materiale dell'altro mondo. Le prove materiali, in fondo, sono queste comunicazioni col registratore, perché sono più materiali delle comunicazioni che si ottengono nelle nostre sedute medianiche. Perché c'è un'apparecchiatura che registra e sulla quale restano le tracce della fenomenologia. Si intende che anche noi, se volessimo, potremmo lasciare segni ben più importanti, ma questo conta poco, perché il nostro cammino è diverso. Noi cerchiamo un'altra cosa. Noi cerchiamo di preparare le coscienze a questi fatti. Poiché possiamo dire che mentre questi fatti sono la pratica, le nostre manifestazioni sono la teoria. Se non c'è questa teoria, non si può attuare la coscienza di questa pratica. Quindi noi non possiamo portare delle prove concrete e materiali del nostro mondo, almeno con il mezzo di cui ci serviamo. E si tratterà soltanto di fare delle ipotesi le più acute possibili, le più vicine possibili alla realtà del trascendente. Quelle ipotesi che non intacchino l'etica spirituale, cioè che non materializzino troppo, come non spiritualizzino troppo certe condizioni del nostro mondo. Questo noi cerchiamo di farlo, nei limiti del possibile, naturalmente, poiché in fondo, fra tutte le ricerche fatte in questa sede, questa è la più importante e la più proficua, poiché voi parlate con l'altro mondo, ma dovete preoccuparvi di sapere come è fatto questo altro mondo. Io vengo da un paese invisibile, ma voi non mi chiedete come è fatto il mio paese. E se voi conoscete il mio paese, conoscete meglio me, non vi pare? E conoscete meglio tutti quelli che potranno venire a parlare a voi. Ora, voi avete affermato che le persone, sentendo parlare di radio, di radar, di altre cose, potrebbero ritenere l'altro mondo troppo simile al vostro mondo. Beh, a un certo punto io dirò che nell'essenza, cercate di capirmi, non vi è poi tutta questa gran differenza. Specie quando noi ci riferiamo a quella fascia più prossima di cui abbiamo poco fa parlato.